Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Allora, nell'attesa di caricare il mio video dove mi alleno con i pesi, arti marziali, Wing Chun e tutto, mi avete mandato un po' di mail a alcune persone che ci sono rimaste male perché quando vi ho chiesto che video volevate vedere, alcuni di voi ci sono rimasti male perché volevano vedere un video dove parlavo appunto di come gestire le emozioni. Vi avevo chiesto che video volevate vedere, ce n'erano 5: allenamento insieme a me, il gestire le emozioni, consigli alimentari, l'omino di legno. Quindi mi avete pregato di fare questo video sul gestire delle emozioni ed eccomi qua. Allora, stamattina vi porto insieme a me, in realtà sto tornando a casa, e nel frattempo cerchiamo di ragionare insieme su quello che innanzitutto sono le emozioni, cosa sono, perché esistono e come gestirle. Allora, analizziamo innanzitutto cosa vuol dire la parola emozione. Emozione deriva da emo, gli esami ematici, gli esami del sangue, quindi emozioni, emoazione. Vuol dire che c'è un impulso esterno che provoca un movimento ematico particolare. Io in Cina, quando studiavo esoterismo, alchimia, si partiva sempre dal significato, no? Il problema era che, siccome lì c'era anche una traduzione da fare, tradurre vuol dire tradire, era un po' complesso. Quando sono ritornato poi in Italia mi sono scontrato con alcune tematiche su appunto l'etimologia e ho iniziato a studiare anche quella, partendo da quello che è il latino, però vabbè, quella è un'altra storia. Quindi emozione vuol dire un qualcosa di esterno che vi provoca appunto un'azione dentro. Detto ciò, premesso che ognuno di noi ha un percorso suo da fare a livello animico, io parlo da maestro di arti marziali, quindi vado al di là ovviamente del corpo fisico, cioè il corpo fisico, mentale, eterico. Ognuno di noi ha un percorso da fare che si è scelto lui in realtà, ma questo è un altro discorso. Ogni volta che succede un qualcosa che provoca un'emozione, che potrebbe essere di rabbia, di felicità, d'amore, di odio, tristezza, quella cosa è stata provocata perché in realtà dobbiamo apprendere un qualcosa che non riusciamo ancora a vedere. Abbiamo sempre due contenitori, un contenitore cosciente e un contenitore inconsciente. Nel contenitore cosciente ci ricordiamo quello che abbiamo messo dentro. Nel contenitore incosciente noi inconsapevolmente mettiamo dentro la roba e ci dimentichiamo che l'abbiamo messa noi. Sto cercando di ragionare insieme a voi, non è una cosa semplice. Quindi un qualcosa di esterno che mi provoca una sensazione che noi abbiamo catalogato come emozione, perché mi fa smuovere qualcosa, come mi fai ribollire il sangue, oppure mi fai scoppiare le vene o il sangue in testa. È sempre un qualcosa di emozione, no? Quindi un'azione del sangue. Questa azione del sangue viene provocata da un qualcosa che sta dietro a livello eterico. Ognuno di noi deve imparare qualcosa. Quindi se c'è quella persona che evidentemente, quando la incontro, già a pelle mi sta sulle palle, quindi mi provoca questa emozione qua, evidentemente c'è qualcosa che devo imparare, perché le altre persone, noi siamo tutti collegati, sono uno specchio. Come diceva il grande Umberto Tozzi, gli altri siamo noi. La canzone di Umberto Tozzi, magari i più giovani non la conoscono, ma quindi gli altri siamo noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando c'è una persona che fa un qualcosa che non ci piace,
evidentemente quel qualcosa lo riconosciamo perché ce l'abbiamo anche noi, ma l'abbiamo messo nella scatola dell'inconsapevolezza. È un po' come dire: ma guarda quello che stronzo che si comporta così. Se si riconosce il fatto che una persona è stronza, vuol dire che lo stronzo un po' ce l'ho anch'io, se no non riuscirei a riconoscerlo. Se mi fanno vedere, esempio, un pezzo che si usa sullo Space Shuttle, io dico: ma che cos'è sta roba? Non lo riconosco, perché non ci sono mai andato sullo Space Shuttle. Quindi se invece lo riconosco, vuol dire che io conosco lo Space Shuttle, comunque ho avuto a che fare. E quindi, detto ciò, come si fa a gestire l'emozione? Gestire, gesticolare. Ma gestire l'emozione, in realtà l'emozione, l'unico modo per gestire l'emozione è un po' come la paura, che anche se è un'emozione, bisogna accettarla. Io quando insegno Kung Fu, una delle prime cose che dico è: devi accettare chi sei, devi accettare te stesso, devi accettare i tuoi limiti e devi accettare, per quanto riguarda la difesa personale, una persona che magari in quel momento non riesce a gestire l'emozione, quindi ti vuole attaccare, insultare. Il fatto di accettare, di essere aperti, quindi non chiusi, vi porta ad automaticamente a gestire quello che è l'emozione, a godere dell'emozione, a godere del fatto che io in quell'istante posso essere arrabbiato, però decido io come esprimerlo poi a livello fisico. In quell'istante posso essere triste, in quell'istante posso essere un po' abbattuto, in quell'istante sono innamorato, in quell'istante, quindi gestisco io attraverso il fatto di accettare quella situazione. Quante volte si programma un qualcosa, quante volte uno si fa tutti i piani, poi alla fine le cose vanno in un altro modo, perché la vita non si può programmare, e l'unico modo per gestire quella cosa è accettare il fatto e dire: cavoli, ma guarda, la vita va così, è andata così, no? Il segreto per gestire le emozioni non è reprimerle, non è: oddio, sono arrabbiato, no, mi devo controllare, adesso lo mando a quel paese, lo mando a fanculo, devo stare calmo. No, non è così, perché quell'emozione viene repressa. Allora potete, se siete incazzati, dovete mandare a cagare una persona, sprigionare quella potenza in altro modo. Si può andare a correre, si può sfogare con il sacco, si può sfogare in altri modi. Ma in quell'istante, quando voi non potete mandare a cagare la persona, dovete accettare quell'energia che si sta convogliando. Poi, quando avete la possibilità, la trasferite sul sacco. È tutta una questione energetica, no? Quindi il segreto per gestire l'emozione è accettare che essa ci sia e che abbia uno sviluppo. Però c'è un problema: tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Quindi io ho sempre cercato di far capire che le tematiche delle arti marziali in realtà sono molto molto di più che il semplice fatto di difendersi o tirare i pugni, i calci, queste cose qua. L'artista marziale è colui che riesce anche a governare, appunto gestire e accettare quello che succede. Però ripeto, c'è il discorso di tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Quando si è nella situazione, quindi dentro, nell'occhio del ciclone, non ci si riesce a controllare. E qua da padrone fa l'esperienza. L'esperienza padroneggia, perché l'esperienza è quella che vi porta, un excursus appunto esperienziale, per far sì di essere padroni e quindi maestri della situazione. Un esempio:
Mi è capitato una volta di essere arrabbiato sul lavoro, è un esempio, e ho mandato a cagare quello lì. Non sono riuscito proprio a controllarmi, l'ho mandato a cagare, quello ha risposto, io ho risposto, ci siamo messi le mani addosso, ho spaccato l'ufficio, ho spaccato tutto, sono stato licenziato, denunciato e via. Se io ho ancora un po' di residuo dentro, la vita mi metterà davanti a delle situazioni ancora simili per far sì di capire che io quella cosa là non l'ho appresa, perché la vita è una scuola, è un gioco, no? Mi ricapita la stessa cosa se sono una persona che comunque vuole apprendere, di mentalità aperta. Wing Chun, eterna primavera, primavera si aprono i fiori e siamo anche nel periodo pre-primaverile. Dico, porca miseria, l'ultima volta ho spaccato l'ufficio, ho picchiato questo, mi hanno denunciato e tutto. Cosa fa questa qua? Quindi è meglio non spaccare niente. E quindi uno qua apprende la lezione. Una piccola parentesi, io lancio sempre dei messaggi. Se siete qua a vedere questo video e l'avete visto fino adesso, vuol dire che ci sono dei messaggi o un messaggio che vi deve arrivare. Ricordatevi che nella vita vi capitano delle cose perché primo dovete apprendere e secondo vi capitano le cose in base al livello energetico in cui siete. Cioè, se io tutti i giorni faccio un incidente, mi si buca una gomma, mi si spacca la chiave nella serratura, litigo con tutti, vuol dire che io sono in una situazione energetica che non va bene. Quella situazione esterna provocherà in modo interno delle emozioni che io poi non riesco a gestire. Ma se vogliamo dirla tutta, in realtà quello che è esterno è anche all'interno. Se voi seminate l'emozione della rabbia, non farete altro che cogliere rabbia. Il segreto è accettare tutto quello che vi capita, perché vi è capitato per un motivo, e far sì di goderne di quel motivo, di quella situazione. Ci sono tantissime teorie anche psicologiche di come gestire le emozioni, poi ognuno deve un attimino anche calibrare questa cosa. Siamo tutti diversi, siamo 8 miliardi di persone, ci sono 8 miliardi di impronte digitali, pensate un po', quindi siamo tutti diversi. Non si può standardizzare un qualcosa, né a livello fisico come le diete, 50 miliardi di diete, né soprattutto a livello mentale. Non si può imbrigliare un qualcosa che non è imbrigliabile. E quindi ricordatevi che il segreto, non voglio andare oltre, è accettare. Emozione, un qualcosa che mi muove dentro, no? Uno poi chissà come mai ci si chiede sempre quando uno si lascia con una persona, no? Parlo d'amore perché visto che è la cosa che fa muovere l'universo. E poi magari le arti marziali non le praticano tutti, però l'amore almeno una volta l'abbiamo provato per un'altra persona o comunque per i nostri cari, i nostri genitori lo proviamo. Quindi vi faccio un esempio su questa cosa qua. Chissà come mai quando uno si lascia con una persona non si chiede, cioè si chiede sempre il motivo di come sia stato possibile. Però quando poi ci si innamora all'inizio non si chiede come è stato possibile. Quindi c'è un altro fattore. Il fattore è che il cervello umano è proiettato sul negativo, no? Noi vediamo sempre la cosa negativa. Questo è sbagliato. Noi dobbiamo vedere sempre la cosa positiva. Per appunto gestire le emozioni puntate sul positivo, accettate e puntate sul positivo, cercate di vedere sempre il lato positivo della cosa. E questo è un altro punto a favore. Va bene, spero di esservi stato di aiuto, di avervi dato delle delucidazioni sul gestire le emozioni. E a breve farò anche dei video dove
dove vi faccio vedere le tecniche, dove spiego un po' di cose a livello tecnico. Ciao ragazzi, buon inizio settimana a tutti. Ciao, un abbraccio, un bacio.